Salve, sono Bruna Ciabarri e sono qui a introdurvi il corso di preparazione alla prova orale del concorso a cattedre, un modulo specifico di lingua inglese organizzato dal CIDI di Milano. Come sapete, le prove d'esame prevedono la conoscenza di una lingua straniera comunitaria a livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per quanto riguarda tutte le classi di concorso e in particolare per quanto riguarda la scuola primaria, comprende appunto l'accertamento della conoscenza della lingua inglese a livello B2. Che cos'è il livello B2? Il livello B2 è un livello intermedio in cui il candidato, durante l'esame orale, dovrà dimostrare di poter interagire con una buona scioltezza e spontaneità oralmente, sia con un parlante non nativo, sia con un parlante nativo, dimostrando, fra l'altro, di portare avanti questa comunicazione senza fatica grave e senza tensione. Dovrà dimostrare inoltre di poter produrre testi chiari e articolati su argomenti sia di carattere quotidiano, sia relativi ad esempio alla sfera di interessi e alla sfera professionale. Pertanto il nostro corso sarà organizzato tenendo conto di queste variabili e si articolerà in un sillabo sintetico, estremamente semplificato, ma speriamo efficace, intorno a quattro punti fondamentali. Innanzitutto la sistemazione degli aspetti grammaticali fondamentali. Sono stati selezionati degli aspetti grammaticali fondamentali richiesti per dimostrare di possedere la conoscenza della lingua a livello B2 e così pure un repertorio lessicale adeguato a questo livello. Verranno poi forniti dei repertori esemplificativi di domande e risposte per poter portare avanti una conversazione su argomenti personali. In ultimo, verranno poi presentati dei materiali sotto forma di semplici schede di contenuto didattico metodologico. Gli aspetti grammaticali fondamentali sono tratti appunto dalle richieste che vengono generalmente portate avanti per quanto riguarda il livello B2, ad esempio i future tenses piuttosto che i phrasal verbs. Per quanto riguarda il repertorio lessicale, sono stati scelti dei campi semantici di particolare interesse per il conseguimento del livello B2, quindi ad esempio the natural world, technology and communication or place, town and city. Per quanto riguarda quindi il repertorio di domande, ci si focalizzerà su simulazioni guidate di interazione e produzione orali relative sia al proprio vissuto, alle proprie esperienze, gusti e preferenze, sia ai vantaggi e agli svantaggi di scelte che possono essere operate o sono state operate in situazioni particolari. Questo sia in contesti familiari e quotidiani, sia appunto nei contesti professionali di lavoro nel mondo della scuola. Anche le schede di carattere didattico metodologico verranno fornite in modo tale da poter interagire su questi argomenti in modo molto sintetico ma estremamente efficace. Pertanto il corso verrà attivato secondo le seguenti modalità. Innanzitutto vi verrà presentato un questionario iniziale di autovalutazione, in modo che voi possiate più o meno, in termini generali, verificare qual è il vostro livello di conoscenza iniziale della lingua. Seguiranno poi delle video lezioni organizzate per aree specifiche, sia grammaticali, sia di attività comunicative, alcune centrate sulla conversazione, altre centrate sulla produzione di messaggi senza interazione comunicativa.
Ci saranno delle esercitazioni guidate o su conversazione o come ad esempio in questo caso nell'immagine che vedete riguardanti delle domande stimolo su immagini. Vi verranno presentati dei modelli di conversazione attivati da, effettuati da esperti del CIDI e esempi di conversazioni con corsisti, che hanno partecipato al corso in presenza. Non mancherà un supporto online per lo studio autonomo, gli esperti del CIDI interverranno qualora aveste dei problemi di carattere, per lo svolgimento del vostro studio e inoltre vi sarà concesso di partecipare a discussioni sul forum moderate dai nostri esperti. Questa è l'offerta che il CIDI fa per la preparazione al concorso orale in un modulo specifico per la conoscenza e lo sviluppo delle conoscenze nello specifico della lingua inglese. Grazie.